ancora una volta. Ciao ragazzi, oggi inizia la prima serie che vi ho annunciato. E per iniziare in grandissimo stile hanno partecipato al video niente di meno che Stepney e Vegas, che ringrazio di vero cuore, grazie ragazzi. Adesso però tocca a voi, ragazzi nei commenti, ragazzi da casa, tocca a voi, è il vostro momento. Questa serie deve conquistare YouTube Italia, la voglio vedere esplodere dappertutto. E solo voi da casa potete far sì che succeda. Quindi voglio 30.000 mi piace per il prossimo episodio, ragazzi. Sono tantissimi, ma conto su di voi. E ci vediamo al prossimo. Lion, 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 svegliati. Ehi, è tardi. Che vuoi? Scuola, scuola. Che scuola, è scuola. Non ci voglio andare a scuola. Lasciami stare, vai a dormire. Ancora 5 minuti, 5 minuti. Ma vabbè, io vado, ciao. Ciao, ciao. Tanto faccio in tempo. Ma chi se ne frega, io sono veloce con le gambe. Ho fatto un sogno del cavolo che arrivavo tardi il primo giorno di scuola. Ma scusa un attimo, ma... Oh mio Dio, ma è tardissimo, davvero! Oh, cazzo! Anna, che ci fai qui? Mi sono svegliato tardi. Eppure io mi sono svegliato tardi, ma che cazzo? Ma adesso cosa facciamo? È il primo giorno di scuola, che figura! Che figura! Corriamo! Corriamo, corriamo! Ma veloci dobbiamo correre! Ma veloci, veloci però! Presto! Vai, 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 facciamo una figura orribile. Oh mio Dio, non ci posso credere. Dai, muoviti, lo so. Ha suonato la campanella. Ho sentito la campanella, andiamo, andiamo però. Che dai, cavolo, dai, dai. Hai già saputo dov'è la nostra classe? Sì, è la 101, muoviti. Miseria, se quest'anno siamo... Che cazzo sono queste persone? Se siamo in compagnia di classe anche quest'anno con Stefano e Mario sarò contento. Non voglio essere in classe con un reggente che non conosco. Ogni volta... C'è il prof dentro. Allora prepariamoci una scusa. Io sono caduto per le scale, mi sono fatto male ma sto bene. E non sono voluto andare all'ospedale perché ci tenevo un casino ad essere al primo giorno di scuola. Ok? Perfetto. Ok, andiamo. Io ti ho aiutato. Okay. Buongiorno, scusi. Buongiorno. È successa cose. Non ho avuto il coraggio di dire quello che dovevo dire. Ciao. Ecco, bravo. Ciao, ciao. Ciao. Ok, sediamoci. Cavolo, che figura di merda. Meno male che questo professor... Slime, ma tu lo conoscevi? L'anno scorso non c'era, Mario, 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 lo conosci? Chi è? Il professore, chi è? Lo conosci? Ma è uno nuovo, è uno nuovo, è questo, nuovo. È venuto da poco a scuola. E mi sta guardando adesso, mi sa, mi sta guardando. Shhh, fai l'indifferenza, leggiamo. È alle 14 del pomeriggio e di... ok, si è distratto. Stefano! Sei una merda! Zitto, sta guardando! Sta guardando! Oh! Ma chi sono questi altri? Mario! Mario, lo conosci questo qua che si chiama Sea? Qua davanti! No. Chi è? Sta chi qua da, sta Sea! Qua da prima che è una femmina! Ci posso provare? Sea! Sea! Oh! Sea! La tocco nel dietro. Si è girata. Sei carina. Come il prof? Che palle. E l'altra chi è? Fammi vedere. Oh, aia. Chi è quella là? Oh, comunque dovete alzare il... Signor professore, il soffitto. Il soffitto. Non mi caga. Ma che ha problemi questo qua? Si fa i fatti. È molto riservato comunque. Quest'altra è più carina ancora. Avete visto Mario? Mario e Stefano. No, quella è mia, quella è mia. Come? Ho un cadonco. Forse è straniera. È la studentessa straniera. Viene dal lontano oriente. Ho un cadonco. Mi senti? Cioè, parli la nostra lingua? No, ha fatto di no con la testa. Stefano, che schifo. Stefano si è seduto a fianco. Ci è andato vicino. Speriamo che non faccia una delle sue solite figure di me. Mi sa che l'ha fatta. Perché gli ha dato una botta. Vabbè, Mario. Mario, ma per oggi c'era da portare qualcosa. Sì. Come oggi sì? Ci sta il mostro e racconta. Il mostro e racconta? Che cazzo è il mostro e racconta? Devi portare un oggetto che ti ha colpito durante le vacanze. Ma io non ho portato niente, me ne ero dimenticato completamente. Merda. Niente. Anna, tu te ne eri ricordata? Io ho portato queste conchiglie qua, le ho trovate al mare quest'estate. Che cavolo, pure lei si è ricordata. Stefano, non mi dire che ti sei ricordato pure tu. Certo, sì, ho portato il gelato più buono del mondo che ho trovato. Però come? Ce l'avevo in tasca e si è sciolto, quindi non te lo posso far vedere. Che schifo. Che schifo. Però te ne sei ricordato. Mario?
Vabbè, tu ovvio hai portato. Cosa hai portato? Io ho portato sto libro qua, che è quello che ho letto st'estate. Sei il solito, mamma mia, il solito secchione però. L'anno scorso non eri mica così, Che palle, quindi sono l'unico che se ne è dimenticato. Sicuramente ste due qua l'hanno portato. Eppure se non l'avessero portato, quella ha portato una bistecca, ha portato. Che cazzo, vabbè. Forse da dove viene, sono rarità queste cose. Vabbè, comunque sono l'unico che se ne è dimenticato. Porca vacca, devo trovare una soluzione. Ok, allora, ascoltatemi. Voi, se chiama il mio nome, dite che volete andare prima voi. Tanto voi ci avete qualcosa da far vedere. Quello là c'ha i pantaloni sporchi, ma va bene comunque. Quindi, prendetemi tempo. Io vado in bagno e trovo qualcosa da mostrare e raccontare. Arrivo, Professore? Professor Slime? Scusi? Scusi? Sono qua. Ma scusate, ma non è normale comunque. Vabbè. Professore? Mi sei sordo. Aspetta, Professore! Oh, si gira. Era anche ora, vabbè. Io vado un attimo in bagno, capito? Un attimo in bagno. Un attimo. Io, Lion, va pipì al bagno. Credo che abbia capito, se non ha capito glielo spiegate dopo. Comunque torno subito. Madonna, devo trovare qualcosa da mostrare e raccontare. Cosa cavolo mostro e racconto? Potrei rubare, che so, Maurizio. C'è il mostro e racconta dentro. Hai portato, ma vaffanculo. Cosa devo fare? Cosa posso fare? Non so cosa mostro e raccontare. Che cavolo mostro e racconto? Cosa posso trovare adesso? Finalmente la campanella. Ma io intervallo. Oh, che cazzo. Ragazzi, avete ascoltato? Io non ho trovato ancora niente. Non ho trovato niente per il mostro e racconta. A che ora è il mostro e racconta? Dopo l'intervallo? Sì, alla dopo prossima. Sì. Oh, porca vacca, io non ho trovato. Dovete aiutarmi, dobbiamo andare in giro. Dobbiamo cercare qualcosa che io possa portare per il mostro e racconta. Non voglio fare una brutta figura con il professor Slime. Certo che quello è un tipo strano, però, avete notato? Non parla. Non mi convinci. Comunque, ascoltatemi, allora dividiamoci. Mario e Stefano, andate a cercare qualcosa di là. Anna ed io andremo da quest'altra parte. Oh, maledizione, non so proprio cosa fare. Lion. Aia. Ehi, ragazzino. Ehi. Qui si stava parlando. Secondo me tu sei un tipo a posto. Ma i miei amici dicono che non vali un fico secco. Ti va di fargli capire che sei uno tosto? E cosa dovrei fare? Dai, vediamo. La vedi la campanella nel corridoio? Falla suonare se hai le palle. Ci puoi scommettere che ho il coraggio di farlo. Adesso vedrai. Vedrai, perché è importante affermarsi come dei duri il primo giorno di scuola. Ed io lo farò. Lo faccio. Lo faccio, non ho paura. Lo faccio. Lo faccio. Cazzo, se mi caccio nei guai proprio il primo giorno di scuola, però. Ma non posso fare una figura di merda. Devo farlo. Devo andare. Devo avere le palle per fare questa cosa. Devo dimostrarmi figo agli occhi di quello sconosciuto. Devo farlo. Ah! Oh mio Dio, sono stato io, sono fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata, ho fatto una minchiata. Adesso che cavolo faccio? Che cavolo faccio? Ho fatto suonare la campanella, mi saranno tutti addosso. Ma non mi avranno mai, non mi avranno mai. Nessuno può sapere che sono stato io. Io mi nascondo qua dentro nel laboratorio di fisica. Chi cavolo può sapere che sono stato io? L'ho fatta franca. Oh mio Dio, non ci posso credere, me la sono scampata. Lion è desiderato nell'ufficio del preside. Oh merda, ma come? Ma pensavo di averla fatta franca. Oh no, ma dai. Oh cavolo, il preside. Quello già non mi poteva sopportare dall'anno scorso. Ora iniziamo con questa marachella. Sicuramente mi farà passare le pene dell'inferno durante quest'anno. Vabbè, meglio che non lo faccia aspettare però. Oh cavolo, guardalo là, lo vedo già con quegli occhi famelici. Mi sta aspettando. Non aspetta altro che io entri. Ok. Salve. Non ho neanche bussato, mi scusi, è che tanto mi aveva chiamato. Buongiorno. Bene, bene, bene. E così ci divertiamo a suonare la campanella, Lion. Oggi questo, e domani cosa farai? Ti vedrò rapinare qualche negozio? Che indisciplinato. Ma io, mi dispiace, è stato un tizio, mi ha detto di farlo. Io volevo solo apparire figo. Le persone che frequenti possono portarti sulla cattiva strada, come quel bell'imbusto. Ha ragione, signor preside, sono molto dispiaciuto. Posso tornare a giocare con i miei amichetti di là, eh?
In realtà ti ho fatto chiamare per qualcosa di più importante di una campanella suonata. Nella scuola sta succedendo qualcosa di misterioso e voglio che tu mi aiuti a vederci chiaro. Sarai la mia spia e no, non puoi rifiutarti. Ah, davvero? Di che cosa si tratta? Ti farò chiamare presto. Tieni gli occhi aperti perché la questione è grave. Oh mio Dio, d'accordo. Sarò i suoi occhi, signor Presidente, non la deluderò. E grazie per non avermi punito, cioè non vorrei darle l'idea adesso, quindi vado via prima che cambi idea. Arrivederla. Oh mio Dio, ma quindi c'è già qualche cosa di strano nella scuola. Beh, meno male, buon per me, mi ha salvato la giornata. Almeno non dovrò più preoccuparmi del mostro Oh cazzo. Il mostro racconta. Oh miseria, ora i problemi non sono soltanto uno, ma addirittura due. Non solo devo trovare qualcosa da mostrare al mostro e racconta, e anche da raccontare al mostro e racconta, ma in più... Oh cavolo, c'è anche un mistero nella scuola. Di che cosa si tratterà? Qua c'è già lo studente straniero, è già in classe. Anna? Stefano? Che fate? Ma non vi hanno detto che durante la ricreazione si va in giro a giocare? Cioè, a mangiare. Io sono secchione. Ma se il secchione era Mario, non prendere il ruolo. Venite qua, sapete che cosa mi ha detto il preside? Allontanatevi da quella là che non mi convince. Il preside mi ha detto che a quanto pare nella scuola... Intanto mi ha tirato un cazziatone assurdo, mi ha sgridato. Perché avete sentito la campanella prima? Sì, abbiamo sentito che ti ho chiamato. Sono stato io a tirare la campanella. Cosa? Ma sei idiota! Lo so, ho sbagliato, perché c'era un ragazzo più grande, mi ha detto che se ero figo dovevo farlo, e allora io l'ho fatto. Lo so, sono stato stupido, e ma... E che ti ha detto il preside? Allora, il preside mi ha sgridato un po', però poi mi ha detto che nella scuola c'è qualcosa che sta succedendo di misterioso, e vuole che io... In teoria forse non avrei dovuto dirvelo. Vabbè, ma voi siete riservati. Appare che ci sia qualcosa di misterioso che sta succedendo, e ha detto a me di scoprire che cosa è. Sono il figo della classe ora. Però non lo posso dire a nessuno, quindi non ditelo a nessuno neanche voi. Soprattutto a quel pazzo del professor Slime. Guardatelo, continua a girare su se stesso. Ma ha spiegato qualcosa dall'inizio della lezione? No. Nulla. Nulla. Ha scritto solo quelle cose là e basta. È scemo. 2 più 2 uguale pesce. 2 per uguale non si sa. Un bambino. E la radice di X più. Questo ha scritto. Ma è un decerebrato, scusi, no? Lo so. Vabbè, tanto io... No, non voglio una nota, già mi basta quello che ho combinato oggi. Allora, aspettiamo che finisca la ricreazione, che sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo. Sono sicuro che spiegherà... Hai trovato qualcosa per il mostro? Per il mostro racconta? No, non ho trovato niente, però ancora... aspetti? Quanti minuti ho prima che finisca la ricreazione? 3 minuti. Oh, porca vacca. Muoviti! Vado, ma voi dovevate aiutarmi, fate schifo, fate!